la fine del lavoro per come lo conosciamo. Una, come dire, un termine, una frase molto forte, molto importante. Abbiamo vissuto tutti un cambiamento, adesso il cambiamento sta portando a delle conseguenze e ha probabilmente un consolidarsi di un movimento, definiamolo così. A te, Isabella. Sì, ormai è diventato un tormentone, ci ha messo poco a dire il vero, nel senso che in realtà questo termine, le grandi dimissioni in italiano, è stato coniato per la prima volta nei primi mesi dello scorso anno, del 2021, da un professore di una business school in Texas, il professore Anthony Clotes. Proprio perché sono cominciati ad uscire i primi dati, perché poi queste cose si osservano appunto come fenomeno emergente lavorando sui dati. Questo è un fenomeno sociale, socio-economico, iniziato in America e poi, come sempre, le cose che iniziano in America, cominciano ad essere osservate anche nel resto del mondo. In Europa è arrivato. Stiamo parlando di numeri via via sempre più importanti. Per esempio, in America nello scorso anno le persone che si sono dimesse, ecco, parliamo di un fenomeno che riguarda le dimissioni volontarie, non quelle che si verificano per cessazione di attività, per altri motivi legati magari ai temi economici, alla crisi, eccetera, eccetera. Sono aumentate sempre di più. In America nello scorso anno ha riguardato più di 5 milioni di persone, quasi 5 milioni di persone. In Italia stanno uscendo adesso i primi dati, sono più di 500.000 le persone che fino a settembre dello scorso anno si sono dimesse volontariamente. All'interno di questo numero ci sono anche le persone che hanno accettato di uscire volontariamente con un esodo, naturalmente, quindi insomma con un compenso che li ha aiutati. Il punto importante di questo tema è che si è verificato pesantemente negli anni di lockdown della pandemia, ma non è un fenomeno nuovo, è qualcosa che stava già emergendo con le generazioni più giovani negli anni precedenti, che hanno rivoluzionato l'idea del lavoro e della cultura del lavoro. E che la necessità di essere chiusi in casa per fronteggiare la pandemia globale ha fatto esplodere. Sono venuti a galla i nodi di un modello di lavoro obsoleto che non funzionava già più prima della pandemia, in termini di valori, di idea del lavoro, di etica anche professionale, e che la pandemia ha solamente messo sul tavolo in particolare. Però, come sempre, quando ci sono i numeri non basta guardarli solo dal punto di vista quantitativo. E andando a guardare un po' più a fondo, per esempio, queste grandi dimissioni hanno riguardato soprattutto un paio di settori: quello sanitario, dove c'è un burnout delle professioni dovute anche al grande lavoro e alla grande crisi portata dalla pandemia, perché comunque è un settore mal gestito in termini di quantità di personale professionale, perché insomma c'è stato, per esempio, in Italia l'accesso a medicina regolamentato ha creato un grosso problema, ma questo è un problema che si lega anche alla necessità di figure. L'Italia è un paese vecchio, lo sappiamo, nel settore geriatrico ci sono pochi geriatri e pochi neurologi. Questo insieme alla carenza di figure sanitarie non formate per scelte di sistema diverse, ha creato anche qui un fenomeno di great resignation. In questi anni uno dei temi che si è osservato, per esempio, è che molti medici specialisti in ospedale in questa pandemia hanno deciso di passare a fare il medico di base, sono usciti dall'ospedale, pensa un po'. Non so se questo, Stefano, è un dato che mi ha molto colpito, perché ci sono pochi medici della mutua, tra virgolette, come si chiamavano una volta, e il loro posto adesso sta, come dire, viene preso da medici che escono dall'ospedale, cosa impensabile fino a 2 anni fa. Oppure nel settore IT, proprio quello tecnologico informatico, che chiaramente in questi 2 anni ha prodotto un plus di lavoro importante, e che ha convinto chi già ci stava pensando a lasciare il posto di lavoro, magari per avviare una propria attività o anche solo per prendersi un attimo di respiro e capire cosa fare.
Un tema che emerge guardando i dati è che, per esempio, le persone che si dimettono hanno un'età media tra i 35 e i 45 anni per la maggior parte, esattamente lo zoccolo duro più produttivo del nostro ambito economico-sociale. In Italia gli start-upper hanno un'età media tra i 40 e i 50 anni, non sono persone, e ci sono anche esempi di sessantenni che lasciano il lavoro per avviare il loro proprio progetto. Insomma, quello che emerge da questo grande fenomeno è che c'è la necessità da parte delle persone, probabilmente in questo un ruolo importante, l'essere chiusi in casa o cambiare le modalità di lavoro ha giocato pesantemente, di riprendersi in mano la vita. Ed è fondamentalmente quello che sta succedendo con un cambio della cultura del lavoro che era però già iniziato prima. Questo ovviamente impatterà in maniera importante sulle organizzazioni, le medio grosse organizzazioni, perché, come dire, da un lato talent acquisition, dall'altro lato trattenere i talenti, ma anche cambiare proprio i paradigmi dell'organizzazione e dell'interazione con le risorse che avranno modalità di lavoro non solo smart working, cioè dipendente che è delocalizzato, ma figure che hanno proprio un sistema retributivo che è totalmente diverso e di rapporto totalmente diverso. Assolutamente, infatti gli effetti grossi che possiamo osservare subito e che sono sotto gli occhi di tutti, sono convinta che insomma molti di noi hanno già esperienze in questo senso, sono intanto le aziende stanno affrontando già adesso e in soli 2 anni, no? Che è un tempo impensabile solo a prima della pandemia, un grosso problema di carenza di organico. C'è una difficoltà non solo a trattenere, di questo dirò tra poco, ma a trovare nuove risorse. In Italia questo è ancora più grave, forse molto più grave che in altri paesi, non solo in Europa ma nel mondo, perché non abbiamo giovani. Questo è un tema importante. I giovani in Italia, per esempio in Europa, sono il 16% rispetto al 18-19% di Spagna e Germania che hanno lo stesso problema di invecchiamento demografico. Un altro tema importante è che le aziende stanno già fronteggiando queste grandi dimissioni, soprattutto da parte di specialisti, ad esempio, che hanno bisogno di riprendere in mano la propria vita, sono già in burnout, non riescono a convincere le persone a restare anche offrendo compensi più alti, ma lo dicevi tu, Stefano. Non è più un problema di compensi, è un problema di progetto. Le persone adesso, e con un peso diverso magari a livello generazionale, ma le persone adesso vogliono vedere un senso nel proprio lavoro, vogliono vedere e capire qual è il loro reale contributo alla mission dell'azienda, vogliono comprendere se l'azienda ha effettivamente un ruolo etico all'interno di un contesto incerto e complesso come quello attuale e vogliono anche capire in che modo l'azienda tempestivamente risponde ai loro bisogni e li ascolta soprattutto. Quindi c'è il tema della flessibilità di cui si parlava prima della pandemia, che ha portato a contratti collettivi, a retribuzioni insomma abbastanza come dire, poco giuste per quello che è il livello di vita attuale, si è trasformato in una disillusione sul lavoro da parte delle generazioni più giovani, ma anche in una presa di coscienza da parte delle generazioni più adulte. Questo significa semplicemente, e finisco perché sarebbero molte le cose da dire, che c'è una necessità di rivedere completamente i modelli di lavoro a livello organizzativo.